Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Quarata. Questa settimana seguiamo il campionato Under 15 di Serie C. Per la prima volta l'Arezzo Under 15 che affronta la Vispesaro. Arezzo che viene dalla brillante vittoria 5-0 sul San Marino nel recupero della partita che era stata rinviata. Arezzo a quota 6 in classifica, Vispesaro a quota 2. Vediamo le formazioni, cominciamo dall'Arezzo con Ermini, Scichilone, Stopponi, Consiglia, Ciaisuzzi, Verdini, Parisi, Sobi, Battistini e Giovane. La Vispesaro invece con Fratti, Nicolini, Cantisani, Ugolini, Agostini, Scutaro, Verde, Filippucci, Fiorani, Borosan e Mele. Arezzo allenato da Bernardini, Vispesaro allenato da Variale, con l'arbitro della partita che sarà Lila della sezione del Valdarno. Rimessa laterale per Scichilone. Arezzo in avanti, si fa vedere Verdini. Palla di ritorno per Scichilone, parte il traversone, attenzione a Parisi che schiaccia e c'è il vantaggio subito dell'Arezzo con Parisi. Dopo un minuto l'Arezzo è già in vantaggio con il colpo di testa di Parisi. Un gran bel gol, una bella azione da un fallo laterale, i ragazzi sanno quello che debbano fare, quindi un bel croce, il colpo di testa è stato bellissimo, quindi per ora dopo un minuto lo è meritato il vantaggio. Parisi dunque protagonista subito con la sua presenza in area di rigore. Per Parisi è il terzo gol in campionato, per Parisi aveva segnato già nella prima partita con il Pontedera, poi aveva segnato anche col San Marino, adesso il terzo gol in campionato, quello messo a segno dopo appena un minuto, Arezzo già in vantaggio. La Vispesa con Fiorani, lo scambio con compagno, poi pallone al limite dove c'è Mili, palla dentro tutto solo, la conclusione di Fiorani, bravissimo Ermini, e poi c'è fallo in attacco, occasione per la Vispesaro con Fiorani che si è trovato davanti al portiere Ermini, che qui è stato molto bravo. Acciai, adesso Vispesaro che marca abbastanza alto da qualche minuto. Attenzione al cross al volo di Borosan, che è quasi un tiro, che si infila, ha trovato una traiettoria incredibile. C'è il pari della Vispesaro con questa esecuzione improvvisa, con la palla che si è infilata alla sinistra di Borosan. Un grandissimo gol, non so se voleva crossare, ma sta di fatto che sicuramente è stato un bellissimo gol. Esatto, non si sa, l'importante è che la palla sia andata dentro, è stato un tiro cross che la palla ha sorvolato il portiere, quindi quello che avevo detto, l'hanno preso troppo alla leggera dopo questo 1-0 e stava prendendo campo e si è visto che due o tre lanci si sono fatti già sorprendere e questo è stato uno di questi. Palla centrale con lo scatto buono di Verdini, 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 e riesce però a concludere in modo non pericoloso Verdini. Questa è una palla gol colossale per l'Arezzo. È stata una palla gol, dico vai, ha voluto tentare, è arrivato col passo lungo e non ci ha preso, quindi dovevo fare i passi corti, però... Comunque Consiglia ha dato una palla bellissima. Bellissima, ci fa sorprendere la difesa della Vispesaro. L'Arezzo che conquista la rimessa con Scichilone. Attenzione a Verdini, Verdini, in area di rigore c'è Sobi, palla vagante, Sobi, Sobi sinistro, fuori. E qui l'ha lasciata passare, ha trovato il momento giusto per battere. E... Esatto, sì, io credevo che prendesse la porta, perché se piglia porta e gol, perché il portiere è stato sorpreso su questo tiro, poteva far meglio come si dice, perché insomma un'azione così bella poteva essere sfruttata meglio. Innocenti, l'Arezzo con Sobi, prova in uscita col tacco. Vediamo la posizione giocata regolare, palla dall'altra parte per Parretti, 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 conclusione, Fratti si salva, grande l'assist di Battistini per Parretti, l'ha mandato in porta, ancora Battistini. Arezzo ancora vicinissimo al 2-1, qui molto bravo il portiere Fratti. Sobi di prima, molto bene, Parretti, rientra bene, è entrato bene in partita Parretti, ancora lui, Caparbio. Da terra tre volte, alla fine Scichilone si lotta su questa palla, poi intervento un po' duro su Scichilone, arriva Agostini, è già ammonito Agostini, rosso. Stopponi, grande anticipo,
e poi grande apertura verso Battistini, mette bene Battistini, la controlla, rientra, slalom, Battistini, il cross morbido, Parisi ancora! Ancora lui! Parisi, la doppietta, sempre di testa, sempre gol, Tommaso Parisi, e l'Arezzo torna in vantaggio. Sì, stato bello, bravo, bella azione, bel colpo di testa, l'Arezzo stava premendo e è giusto che sia in vantaggio, perché in questo momento qua l'Arezzo è superiore. Ancora però in cattedra Battistini, hai visto come se l'è controllata bene, è rientrato, ha crossato, ha messo un gran pallone e Parisi di testa oggi letale. Esatto, sì, Battistini alla fine facevo il commento finale, per me Battistini oggi è stato il migliore in campo, fino in questo momento qua. E l'Arezzo dunque, quando siamo arrivati al 22:30, è tornato in vantaggio. Lo scatto, vediamo se la posizione è buona qui. Buona la posizione di Parretti, che mette dentro la gran palla ancora per Sobi. Sobi! Debole ancora. Fratti. Sì, esatto, anche qui ha sbagliato un gran gol, poteva stopparla meglio, anzi l'ha stoppata, però dopo ha avuto troppo fretta, poteva andare avanti ancora e colpire di piatto. Cominciano ad essere tante le occasioni per l'Arezzo per trovare il gol della sicurezza del 3-1. Comunque Parretti gli ha dato anche qui un gran bel pallone, l'ha mandato in porta. Sì, gran palla e poteva sfruttarla meglio, complimenti. Battistini ancora per Parretti, subito di prima c'è Parisi che riesce a toccare, ma poi è Fratti. Esatto, sì, dai, abbiamo un finale molto bello dell'Arezzo, però diciamo che lo sono in 10, però l'Arezzo in questo momento qua sta giocando molto bene. Si stanno anche evidenziando, no, le caratteristiche, le individualità di alcuni giocatori come Battistini, come Parretti, Parisi. Esatto, sì, sta venendo fuori la tecnica di qualche giocatore molto buona e si vede la differenza. Allora, c'è forse bisogno di un altro cambio nell'Arezzo, vediamo se qualche crampo. Il gioco riprende, Arezzo momentaneamente in 10. Attenzione a Parretti che va in pressione. Battistini sull'errore avversario, Consigli. Parisi ha i crampi, è momentaneamente a bordo campo, dietro la porta. Stopponi e Mele. Mele si avventa, attenzione, Mele. Ancora Mele, altro slalom, non c'è fallo. Scutago. Innocenti, dentro a cercare Mele, Stopponi. Arezzo che libera sui piedi di Nicolini. Prova a evitare Sobi, poi il tocco dietro verso Scutago. Cantisani. Buona uscita qui, tentata da Scichilone, fallo. Fallo di Monceri, calcio, anzi di Ugolini, calcio di punizione. Intanto c'è Parisi che adesso ottiene l'ok per rientrare. Ultimo minuto. Siamo ormai al 39esimo e l'arbitro fischia la fine. Seconda vittoria consecutiva per l'Arezzo dopo il 5-0 al San Marino. Batte 2-1 la Vispesaro, doppietta di Parisi. È una bella squadra in crescita. Mauro, ci è piaciuta? Sì, oggi la prima volta che lo vedevo, avevo sentito parlare bene di questo Arezzo qui. Oggi mi è piaciuta. I meglio, posso dire il meglio che sono stati, insomma, mi sono piaciuti Battistini, Scichilone e a tratti anche Verdini. Comunque dai, una bella squadra. La Vispesaro poteva far meglio, molta grinta, però la Arezzo è stata superiore verso la fine e la tecnica è venuta fuori in questa partita qui. Grazie a Mauro Pasqualini, adesso andiamo a sentire la voce di mister Bernardini. Insieme a mister Massimiliano Bernardini, vittoria 2-1 della tua squadra, che commento possiamo fare? No, sono soddisfatto perché ci tenevamo a far bella figura anche in questa domenica, siamo stati bravi sotto molti aspetti, non siamo stati precisissimi, però visto che i ragazzi al dispetto del risultato hanno provato sempre a giocare la palla, è quello che forse è la cosa più importante.
Una squadra che sta crescendo, insomma un percorso che va avanti. Sì, sì, è un percorso di crescita grosso perché questo è un campionato difficilissimo, poi questa è una squadra nuova, è un gruppo totalmente nuovo, piano piano dovremo trovare i giusti equilibri. I risultati stanno arrivando, quindi questo aiuta anche se non è l'obiettivo primario, no? Però aiuta anche come morale. Certo, no, aiuta perché lavori più tranquillamente in settimana, però ecco, quello che a me piace sottolineare è la voglia e l'attenzione che mettono questi ragazzi e quindi hanno una crescita costante. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.